Mattino 5. Dolore per Francesco Vecchi. Ci dispiace dare questa notizia. Federica Panicucci dà una bruttissima notizia ad inizio puntata. È venuta a mancare. Anche stamattina Francesco Vecchi e la sua collega hanno salutato calorosamente gli spettatori a casa prima di iniziare a parlare degli argomenti del giorno a Mattino 5. Una volta salutato tutti ha preso la parola la Panicucci, che si è subito fatta seria dovendo dare una brutta notizia. Di cosa si tratta? La conduttrice ha rivelato in diretta che purtroppo è venuta a conoscenza che oggi la giornalista Maria Giovanna Maglia è morta. Stamattina vogliamo aprire ricordando una giornalista, che peraltro è stata spesso ospite da noi. Lutto nel mondo del giornalismo perché non c'è più Maria Giovanna Maglia. Maria Giovanna Maglia è morta oggi, il dolore del giornalista, ci dispiace dare questa notizia. Successivamente è intervenuto Francesco Vecchi, il quale non ha certo nascosto tutto il suo dispiacere nell'aver appreso questa brutta notizia sulla morte della sua collega giornalista. Ci dispiace molto dare questa notizia perché, come ricordava la mia collega Federica Panicucci, è stata ospite varie volte da noi e ospite spesso nei programmi di Rete 4. Il conduttore di Mattino 5, il quale ieri è stato costretto a cambiare scaletta all'ultimo minuto per via del forfè di alcune ospiti che sarebbero dovute intervenire in diretta. Soprattutto nel panorama giornalistico, aveva 70 anni. La Panicucci, prima di passare ad affrontare un altro argomento, è intervenuta per dire che entrambi hanno voluto ricordarla in questo modo. Si ricorda che proprio in queste ore sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social per la giornalista da parte di molti suoi colleghi, tra cui anche Francesca Fagnani. Un grande dispiacere per Maria Giovanna Maglia.